Eccoci qua, fuori lo stadio Franchi, uscito dallo stadio. Sarebbe stato bello fare il video dentro il Franchi, ma era ormai tardi. Analizziamo questa partita, riflettiamo insieme su questa partita piuttosto. Il primo tempo secondo me è stato imbarazzante. Facciamo una premessa che è importante per un video, proprio un video per una partita come quella di oggi. Io la partita di oggi, sia se fosse andata bene, sia se fosse andata male, e poi lo decidiamo insieme se è andata bene o se è andata male, davo responsabilità ai calciatori. Per me oggi questa era la partita dei calciatori, nel senso, per battere il New Saints non servono gli schemi, non serve la tattica giusta. Sei più forte del New Saints, sei nettamente meglio. Nel mio senso, mi sono un po' informato. Chi la conosce bene la paragona ad una squadra più o meno di Serie C. Per battere una squadra più o meno di Serie C non serve lo schema giusto, l'assetto tattico, serve che vinci i duelli, che sai saltare l'uomo, che metti la palla nel modo giusto al posto giusto. Il primo tempo a me hanno deluso i calciatori. Perché non si può avere quel flemma, essere molli, essere lenti, non avere spunti, non avere un guizzo. Iconè, paradossalmente, che nel primo tempo si è mangiato un gol mica da ridere, tra l'altro è andato col destro, cioè la palla gli è capitata sul destro, lì un sinistro, ma si è mangiato un gol mica da ridere. Detto questo, Iconè, il primo tempo non ha fatto un grandissimo primo tempo, non ha fatto un primo tempo eccellente. C'è un però, ci provava Iconè. Iconè nel primo tempo aveva il merito di provarci. Iconè ci provava, sbagliava, rimpallava, poi dribblava, ci provava. Ti dava la sensazione che palla a lui qualcosa potesse accadere. Nonostante i suoi limiti, non ho visto lo stesso in Sottil, non ho visto lo stesso in Beltran, non ho visto lo stesso in tanti giocatori da cui mi aspettavo di più. Kayode mi ha deluso, Kayode l'ho definito nelle pagelle impacciato. Mandragora è la nota negativa della giornata, e non per un discorso tecnico, perché si è fatto male, c'è la paura in casa fiorentina che possa essere un infortunio serio, naturalmente per il bene del ragazzo. E tra l'altro ho avuto modo di interagire con lui indirettamente. Vi posso garantire che è un ragazzo straordinario, di là delle doti tecniche, piace, non piace. Quindi gli mandiamo veramente un grande abbraccio. Quindi il primo tempo, che è stato un primo tempo brutto, ma un primo tempo del genere fa riflettere, ripeto, non su, oggi non era la partita dell'allenatore, oggi era la partita dei calciatori. Oggi toccava ai calciatori, ci fermiamo, siamo sul viale dei mille. Oggi toccava ai calciatori dimostrare qualcosa, far vedere qualcosa, quel qualcosa che nel primo tempo non c'è stato. Poi sono entrati Gudmundsson, Dodò e Ken, e la Fiorentina è sembrata un'altra squadra. Siamo tornati a vincere i duelli, siamo tornati a saltare gli avversari, siamo tornati ad arrivare prima degli avversari, a fare i movimenti giusti. Servono Dodò, Ken e Gudmundsson per sbloccare la partita con New Saints. Fa riflettere. Per me, lasciamo stare le parole di Paladino nel post-gara, non penso che Paladino sia contento di tutti i calciatori, come ha detto, non poteva dire altrimenti. Però oggi si è visto, ci sono visti i livelli, il livello di Kayode, che non può essere quello di stasera, ma non è il livello di Dodò, il livello di Beltran, che non può essere il livello di questa sera, ma non è il livello di Gudmundsson, che nemmeno ha fatto, non è che è entrato Gudmundsson, a chissà che partita ha fatto, però ha fatto meglio
di chi stava prima in campo. Poi Kwame, tra l'altro, Kwame ha avuto la palla per segnare, l'ha messa in mezzo, quasi come a dire: avete visto, io gioco per gli altri, i ragazzi sono con voi, vi passo la palla. Queste sono robe sottili ma importanti. Abbiamo visto per la prima volta Moreno, onestamente faccio fatica a giudicarlo, quindi qualcuno mi ha detto: Fla, l'ho visto tecnicamente, ha sbagliato troppo tecnicamente, troppi stop. Io onestamente faccio fatica oggi a dare un giudizio su Moreno. Parisi mi è sembrato un giocatore nel senso fa qualcosina di buono, ti fa intravedere qualcosina, nel primo tempo ha fatto qualche dribbling, però poi alla fine stringi stringi si vede poco, cioè ci sono dei dettagli di Parisi che ti piacciono, che intrigano, che sono interessanti, ma poi stringi stringi fa poco. Berardi ha fatto il centrale, ordinaria amministrazione, Terracciano SV. Non lo so, la partita di oggi, io mi aspettavo che la Fiorentina oggi dilagasse. In realtà, se poi l'andiamo a vedere tutta, Ken si mangia un gol clamoroso nel secondo tempo, quindi magari sarebbe stato 3-0. Cambiava qualcosa. Facevi 3 gol, cioè io ho vinto 3-0, insomma. Però non andrei molto sul risultato. Partita dalla, ripeto, io sono preoccupato dal fatto che oggi non ho visto in tutti i giocatori la voglia di spaccare il mondo. Contento di Adli, io sono uno di quelli che pensa che Cataldi in questa squadra ci possa stare. Adli penso sia più forte. Ricordiamoci sempre che Adli giocava, non voglio dire titolare tutte le partite, ma ha fatto 30 partite, 28 partite, ora il numero preciso non lo so, ma è uno che ha dato il suo apporto, non così di secondo o terzo piano nel Milan di Pioli dello scorso anno, perché era la seconda. Ha giocato partite titolare, da titolare, partite anche importanti di Champions. Insomma, se un giocatore fa 30 partite, poi magari 15 da titolare, 15 dalla panchina, in una squadra che arriva seconda in classifica, secondo me è un giocatore che ha dei valori e su cui la Fiorentina deve puntare, anche perché Adli non è venuto a Firenze per far panchina, quindi poi a Paladino ha spiegato su Adli. Adli ha bisogno di giocare, Adli è arrivato con poca preparazione, non aveva i 90 minuti nelle gambe, adesso a poco glieli stiamo dando, quindi Adli è nel processo di crescita che lo porterà a essere un titolare. Richarlison bene, non ha giocato titolare, lì. Su Richarlison, ora purtroppo adesso Mandragora si è fatto male, quindi per fortuna di, è brutto da dire così, ma per fortuna di Richarlison ci sarà più spazio, anche se poi speriamo che l'infortunio di Mandragora possa essere veramente di poco conto. Fine del primo tempo, ci sono stati dei cattivi pensieri, non mi nascondo, alla fine del primo tempo ho fatto dei cattivi pensieri su cosa? Sul fatto che magari la squadra potesse non andare di pari passo con le richieste dell'allenatore, perché il primo tempo è stato troppo brutto per essere vero. Sono passati gli autobus che erano al Franchi per tutte le transenne, eccetera. Il primo tempo è stato troppo brutto per essere vero. Ma lasciate stare il risultato del primo tempo, perché magari con un po' di fortuna potevi anche fare gol. Ho visto una squadra piatta. Non ho visto 11 giocatori. Oggi hanno giocato senza che ci giriamo e non ci prendiamo in giro. Oggi hanno giocato le riserve della Fiorentina. Vuoi non vuoi, chi è sceso in campo oggi erano in questo momento sono le riserve. Io dalle riserve, con un avversario così modesto, mi aspettavo una voglia di spaccare il mondo, che non ho visto. Poi si può stare 0-0 al primo tempo, ma dipende da come stai 0-0. Il portiere loro doveva uscire dal campo al primo tempo, che doveva avere il mal di testa. Non è stato così, ha fatto quante parate il primo tempo il portiere? Una? Due? Troppo poco. È una partita che secondo me rimandala. Cioè oggi la Fiorentina ha fatto il suo, sì, ha fatto il suo, ha vinto, ha fatto due gol, poteva fare il terzo. Però la sensazione è che la squadra non sia sulla strada giusta. Sono
sembra si vada più avanti per folate personali che di squadra. Magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, ma vedo questo, cioè non vedo una grandissima organizzazione, non vedo un gioco corale, ecco, la parola giusta è questa, non vedo in questo momento da parte della Fiorentina un gioco corale, non vedo un'orchestra che ha lo stesso spartito, vedo tanti giocatori che vanno da soli, chi è più forte va meglio, chi è meno forte va peggio. Però bisogna avere fiducia, bisogna aspettare, bisogna essere fiduciosi perché non abbiamo altra strada che questa. Appuntamento venerdì, quindi praticamente domani, non so quando vedrete questo video, ore 15 in diretta su YouTube per ultime domande e risposte sulla Fiorentina. Domenica live reaction, ma anche domenica finisce la partita della Fiorentina, solito io. Domenica giochiamo col Milan, domenica partita vera. Potrebbe essere la partita della svolta? Vediamo, perché se col Milan dovesse andare bene, ce l'auguriamo. Secondo me il Milan è più battibile di quello che si pensi. Se col Milan dovesse andare bene, allora fai tre partite di campionato, 7 punti, ultime 4 partite, 3 vittorie e un pareggio. Ci giochiamo, cioè, si gioca tanto Palatino domenica, sotto tanti punti di vista. Ripeto, il Milan è più forte della Fiorentina, certo, ha una grande rosa, certo. Ma il Milan, ragazzi, si può aggredire, si può battere. Nulla. Appuntamento naturalmente alle live. Facciamo passare le ragazze così si fanno un po' chiasso. Appuntamento nelle live, appuntamento domenica sera con il video post Milan. Fiducia. Io non, in questo momento voglio avere fiducia. Tempo, una partita in più, allenamenti in più che la squadra mette insieme, che lavora. Speriamo bene. Forza Viola, ci vediamo sempre qui su questo canale e anche su Twitch, naturalmente.